La mia storia è nata nel 70, già lavoravo già prima, già fatto molti anni prima di questo mestiere qua, poi ho fatto appunto come dicevo prima, 5 anni di panettiere, poi mi sono di nuovo messo nel 70, mi sono di nuovo messo a fare questo lavoro qua e ho cominciato proprio per passione, perché la mia passione è questa, e tribolando senza soldi, non come si fa oggi che le ditte che devono aprire ci va del capitale, se non riesco ad aprire, una volta aprivo con, io avevo 150.000 lire, quindi una somma proprio che oggi vai a mangiare un pranzo, e sono cominciato poco per volta così e ho sempre cercato di fare un lavoro a mano e sono contento perché io ancora oggi la gente mi cerca per il lavoro fatto a mano. Non lavori che uno va, compra il pezzo, lo assembla insieme, saldi solo, sono pezzi belli perché non metto in dubbio, però è un pezzo che uno ne guarda uno, mille sono tutti uguali, io ne guardo uno, guardo l'altro, non è mai uguale. Quindi il bello del mio pezzo, del mio lavoro, che tutti i giorni crei qualcosa di nuovo e sempre roba nuova. E ancora oggi, a marzo faccio 53 anni di contributi e non sono stufo di lavorare, anche se mi sento già i miei acciacchi e tutto, perché ho già una certa età, dopo 53 anni di lavoro, quindi la mia età ce l'ho, però non mi stanco e spero di andare avanti nel mio lavoro. Mi dispiace che purtroppo la chiamano burocrazia, la chiamano come vogliono, lo Stato non interviene, nessuno interviene, i giovani non riescono a inserirsi perché le leggi che ci sono, purtroppo nei nostri laboratori non riescono a inserirsi perché non possiamo mantenere un apprendista. Io faccio proprio solo ferro battuto, quindi quando c'è da lavorare fai il disegno sul banco col gesso, prendi le misure, tagli il pezzo, lo forgi, fai la voluta, fai il pezzo che devi fare, poi lo pieghi, lo modelli, lo saldi assieme e realizzi questi pezzi qua come si vede qua, anche come l'uccellino che prende il pezzo della mira, tagli, lo tiri proprio fuori dal pezzo di materiale. Il bello del mio mestiere è proprio quello, che tiri fuori il pezzo, vedi un pezzo di ferro, sembra niente, come dicono tanti, il ferro è un materiale povero, però di lì, dal povero, lo fai diventare ricco finché vuoi, perché è proprio le ore che si passa attaccato a fare certi pezzettini, come i fiori. Io prendo la passione di fare i fiori, ho cominciato a fare le roselline, poi alle calle, all'anturium, al giglio, adesso quest'anno mi è preso il pallino di fare le orchidee e ho fatto delle belle orchidee che ritengo belle io, quindi quando io dico sono belle, non è che voglio dire belle perché per farmi vedere bello, li vedo belle perché li vedo proprio belle, che vedo proprio che ci sono riuscite bene, è un lavoro ben riuscito. Disappeared into the dust upstairs into the fire, upstairs into the fire. I need your kiss, but love and duty called you someplace higher, somewhere to stay into the fire. Ovviamente è un lavoro che secondo i giorni, c'è il giorno che deve alzarti anche presto perché magari deve andare a piazzare qualcosa, il giorno invece che riesce a dormire più di più, però vieni giù prima di cominciare a fare un lavoro, tante volte ci va 10 minuti, un quarto d'ora, devi fumare 3 sigarette prima di riuscire a fare un disegno, perché purtroppo se non ti viene devi smettere perché tanto non viene, allora fumi una sigaretta cercando di vedere se riesce a uscire l'idea,
perché se non riesci l'idea è un lavoro che se non hai il momento giusto è inutile mettere a farlo, come dicevo prima delle loro idee, che se non viene bello lo vedo io che non viene bello, quindi lo butto via. Non, un pezzo non riuscito non deve essere messo in commercio o venduto per meno o per poco, non deve uscire, è un pezzo da buttare via nel ferro rotto. Lavori belli se ne sono fatti tanti, il bello del bello che quando hai finito vedi il cliente che gli piace, è soddisfatto, e quella forse è la maggior paga che abbiamo noi altri artigiani, perché i soldi saranno tanto, parte che non lavoriamo tanto per i soldi, perché come si lavora oggi tante volte i soldi non riesci nemmeno a pagarti la luce che consumi, però è il fattore della situazione, che vedi il cliente che quando hai fatto un pezzo dice: oh bravo Gotta, hai fatto un bel lavoro, quindi quando te lo dice ancora il cliente è una situazione proprio impagabile. I lati negativi sono che purtroppo lo Stato non permette ai giovani di poter inserirsi, perché con la burocrazia che c'è dobbiamo mettere, come io nel mio caso dovrei spendere 30, 40, 50 mila euro per mettere a posto la mia officina per poter prendere un apprendista che poi mi sta magari 2 mesi, poi se ne va, perché magari non piace il lavoro, io ho speso i soldi per tenere un apprendista. Quindi queste sono le cose che purtroppo noi altri piccoli, tanti di noi altri piccoli non riescono a prendere più nessuno per questo motivo qua. Li prendono le ditte grandi, medio grandi, posso prendere, perché loro che fanno? Li applico attaccato a una macchina, 4 dita, noi meno 5, fanno il lavoro di un operaio che ha 50 anni di lavoro. E quello è il brutto del giovane, che purtroppo andrà sempre a fare l'automatico, come si può dire, sulle macchine automatiche, perché qualsiasi, dopo 2 ore che l'ha insegnato, lui è capace. Da noi, purtroppo, io oggi, imparo ancora io il mio lavoro, perché c'è molto sempre da imparare, perché tutti i giorni cambia lavoro. Qua per esempio c'è un pezzo che ho terminato poco tempo fa, qua si prende i letti vecchi, si spaccano quando si trovano, perché non si trovano, di suente, si spaccano, si monta un letto nuovo, in maniera che al letto, al primo contatto, si vede un letto vecchio. Poi addirittura si prende questi ferri qua, che sono ferri da 15x15, e a caldo si stilizzano e si fanno diventare fini. Quindi è un lavoraccio. Come qua la pallina, che è una pallina battuta, si buca, si fa passare il filo di ferro dentro, non si ribatte solo per non far vedere la serratura dietro, perché se uno vede la serratura dice: allora non è un pezzo vecchio. Qua si fa il ramo delle bacche in maniera che sia proprio, che sembra una bacca che esca proprio dal ramo. Come qua anche gli uccellini, che si fa l'uccellino sempre in lamiera, battuta tutta a mano, e si fanno le gambette che si incalzano sul tralcio dell'albero. Si cerca proprio di fare un pezzo che uno, vedendolo, si esprime proprio quasi il naturale. Qua adesso appunto deve ancora finire, perché ci manca ancora l'occhietto, che dietro c'è un piccola mollina che si mette una pallina rossa, e quando uno mette questa pallina rossa sono belli così. Quando uno mette la pallina rossa sembra proprio un vero uccellino, dà proprio l'impressione del vero uccellino. E anche qua sono tutte bacchette forgiate a caldo, stilizzate a caldo, ribattute col chiodo. Uno, vedendo il primo impatto, è un pezzo vecchio, un pezzo fatto da un artigiano, no? E ce n'è uno solo. Quando ne fai un altro, cambi modello, cambi, tanto uguale non verrà mai, ma cambi stile, cambi linea, cambi tutto, perché non si può mai fare un letto uguale all'altro. Posso anche ringraziare la Confraternato, perché è stata una di quelli, sono
50 anni che sono iscritto. È stato uno di quelli che mi ha anche dato un aiuto ad andare avanti, perché mi ha aiutato in certe, anche in certe esperienze, in certe cose, mi ha aiutato anche fisicamente, di tutto. Faccio parte del direttivo da 20 anni, sono revisore dei conti su Acuneo, quindi ritengo che se mi lasciano entrare, la Confederazione mi lascia entrare in certe cose, è anche perché creda che sia anche una potenza, un potenziale per dare a noi artigiani per potersi inserire anche nel campo della confraternato. Ad esempio, adesso sono passato delegato dei pensionati, perché dato che sono in pensione e devo anche pensare non più solo a lavorare, anche per i pensionati, quindi da quest'anno sono delegato anche dei pensionati. Come ieri che abbiamo fatto il pranzo, ci siamo divertiti, dopo il lavoro ci va anche un po' di divertimento. Ma il futuro mio, il futuro dell'azienda è quello che, dato che mi piace lavorare, diciamo, non è il massimo, che piace anche fare festa, non solo lavorare, però il lavoro mi è proprio dentro, ho imparato solo a lavorare, io non a fare nient'altro, quindi per me il lavoro è il primario. Quindi io, se mi lasciano, che non le leggi mi permettano di andare avanti, perché poi oggi con tutti i giorni nasce una legge nuova e non si può togliere, tanto la mettono, discuti, fai cosa vuoi, tanto la metto. Se mi lasciano andare avanti, io spero di lavorare fino a 90 anni, 95, anche 100 se è possibile.